Ecco, queste sono le condizioni in cui da un paio d'ora sta la Madonna ferma per strada e non la fanno girare. La processione si è fermata e non si sa il perché. Allora a questo punto dobbiamo chiedere qualcuno. Scusate, sapete perché la Madonna sta ferma qua e non ci sta? Perché la Madonna sta ferma qui? Che è successo? Stiamo Che è successo? Che dicono che il fuoco non si deve sparare. Domani sera non si deve sparare. Il comandante dei vigili urbani ci hanno dato l'ok. Però il parroco dice che il fuoco non si deve sparare. E come si risolve questa situazione? Come si risolve? Sta venendo il vescovo adesso. Sta venendo il vescovo? Sì. Va bene, allora restiamo in attesa del vescovo. Si dice che sta arrivando pure Don Carlo da Pozzuoli. Don Carlo Villano, sì. Don Carlo Villano. Speriamo che sto scempio, perché lasciare una Madonna ferma in mezzo a una strada senza sapere che cosa deve succedere, per me è una cosa che può succedere solo ad Aversa ed esclusivamente ad Aversa. La Madonna da quando cammina l'abbiamo sempre fatto questa cosa. L'abbiamo sempre fatto. Perché lui non vuole fare lui questa cosa? Il parroco della Madonna di Casaluna. Sì, di Vittorio. Perché siamo usciti da Manoa. Va bene, speriamo che si riesce a risolvere questo problema. Vi tengo informato. Ecco risolto il problema della Madonna di Casaluce. Dopo ampia discussione il vescovo non è intervenuto, però domani ci sarà una commissione da parte dei responsabili, che per adesso hanno avuto la promessa che i fuochi d'artificio ci saranno sparati domani sera per la chiusura quando si ritira la Madonna. Finalmente la Madonna si muove e la processione continua dopo 3 ore di aspettativa e di contatti con il vescovo e con Carlo. Come potete vedere anche il servizio d'ordine, i vigili urbani, a una certa ora hanno finito il turno e se ne sono andati, è tutto fatto senza nessuna autorità, senza le forze dell'ordine, non c'è niente. Ormai il traffico viene fermato, si ferma da solo e riescono a proseguire per questa processione che secondo me finirà a notte inoltrata, visto il problema che c'è stato. Speriamo che domani risolvano i loro problemi. Grazie.